qual è il vostro programma? Per tutto bene, Campagna Attuale va a gonfie vele, il nostro programma è ampio, lo potete trovare ovunque su internet. Ma è un'intervista vera questa, Franco? Certo, o l'ennesima? Sono liberi di TV, andate, certo. Ok, fammi delle domande allora. Cosa pensate di fare sul demanio marittimo, visto che uno dei beni principali di Ostia è il mare? Lo so, Franco, quindi... tu parli solo di questo da anni, è uno dei grandi problemi di Ostia, diciamo, è quello che viene definito il lungomuro, ma forse un problema ancora maggiore di Ostia è l'abbandono totale di quelle che sono le spiagge libere. Perché ovviamente nel momento in cui le spiagge libere funzionano... 8 spiagge libere sono 800 metri, ce ne sono altri 11 chilometri. Parliamo degli 11 chilometri. Certo, sono delle leggi che vanno rispettate e che in questo momento non sono rispettate. Le leggi vanno rispettate, gli amministratori faranno in modo che queste leggi vengano rispettate. È andato di fatto questo. Altri punti secondo voi importanti sul territorio? Beh, ne abbiamo tanti, il nostro cavallo di battaglia è il recupero dell'ex Sonia Vittorio Emanuele, che noi diciamo che sgombreremo nei primi 15 giorni in caso di vittoria delle elezioni, perché comunque è... E la famosa promessa che ricostruirete lo stabilimento Roma? Anche quella, diciamo, non è, no? È inserito nel programma elettorale, perché ovviamente comunque le grandi opere sono importanti, rilanciano i territori, rilanciano il turismo, rilanciano il lavoro, e la ricostruzione di uno stabilimento come era lo stabilimento Roma, che non è uno stabilimento che ti va a aumentare il lungomuro, alto cemento eccetera, è uno stabilimento che fluttua sull'acqua con un pontile, è splendido, può solo che regalare prestigio a un territorio che invece viene sempre denigrato, abbandonato, nessuno ci fa niente, appena qualcuno si muove si parla tipo che ci devono guadagnare sopra e basta, quindi insomma può solo che fare bene nel territorio. Ok, grazie, in bocca al lupo. Crepi, Franco. Ciao.